Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Subnautica. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi siamo all'interno del nostro mega sottomarino. Allora, sono andato un po' in giro per fare un paio di cose. Raccattare un po' di elementi che ci possono servire, un po' di acqua, perché adesso partiamo in viaggio con il nostro sottomarino. Quindi una cosa che ho provato a fare è stata... Allora, per quanto riguarda l'energia all'interno del nostro sottomarino, questi qui nel bioreattore, nel reattore nucleare, li possiamo piazzare da nessuna parte, come vedete ci piazza direttamente fuori. Stessa cosa per quanto riguarda i pannelli solari, purtroppo non li possiamo piazzare, vabbè poi vi faccio vedere fuori dal nostro sottomarino, ma non ce li fa piazzare. Però una cosa che possiamo fare è prima di tutto un armadietto da piazzare qui dentro, se riusciamo. Ok, so che abbiamo degli armadietti sotto la stiva, però se ne riusciamo a mettere qualcuno qui è comunque meglio. E un'altra cosa che voglio fare è, per poter mangiare al momento, secondo me conviene mettere, se riusciamo, ecco, un acquario, tanto per tenere in vita alcune bestie. Ora per l'acqua ce l'abbiamo, ma magari quelli per mangiare conviene gli altri pesci buttarli qui dentro. Quindi ci facciamo questo acquario. Poi non so se riusciamo a farne un altro. Titanio ci manca. Vabbè, adesso andiamo a prendere ancora qualcos'altro. Intanto qui dentro vado a mettere questi qui che non ci servono. Il vetro credo di sì. Vabbè, per il momento lo piazziamo qua. E l'acqua, in modo tale che partiamo, perché una cosa che dobbiamo fare è andare a vedere, se vi ricordate bene, quando eravamo nella base aliena ci aveva dato delle indicazioni per andare in un luogo interessante. E quindi ci portiamo qualcosina che ci può essere utile. Tra le tante cose che ci possiamo portare ci sono prima di tutto anche queste qui. C'è ad energia al 100%, 100% e 100%, perché non vorrei rimanere a secco. Ci portiamo un po' di batterie. Ci portiamo anche l'artefatto viola, che magari ci potrebbe essere utile. Dopodiché qua avevamo questi due che non si sa mai, nella base aliena li possiamo piazzare. Un po' di titanio, mi porto tutto quello che abbiamo a sto punto, che è veramente poco tra l'altro, però già che ci siamo facciamo così. Dopodiché momento che andiamo un attimino, l'acqua ce l'abbiamo come abbiamo visto, però cazzo, qualche pesciolino di questi qua ce lo portiamo, lo mettiamo nell'acquario, così se ci viene fame siamo attrezzati. Grandi che di notte si vedono. Di notte si vedono anche meglio. Cazzo, vieni qua. Guarda sto maledetto. Non è facile prendere sti bastardi. Vabbè, questi per l'acqua. Vieni qua. Maledetto. Ce li portiamo perché quando li troviamo, calcolando che stanno, visto quanti ne peschiamo, stanno diventando quasi rari. Attenzione, invece adesso stanno ricicciando come se non ci fossero domani. Come siamo messi? Vabbè, quelli poi li ripeschiamo. Eccoli qua. Come siamo messi? A posto. Poi torniamo un attimo a pesca. E ci prepariamo quindi per andare in quella zona lì. Adesso è anche notte, quindi approfittiamo di questa cosa per attrezzarci meglio. E vi faccio vedere come non sia possibile purtroppo fare i pannelli solari. Non ce li fa piazzare, altrimenti sarebbe stata una gran svolta per poter ricaricare le nostre batterie. Ma come vedete non se puede, non se puede. Poi vabbè, il sottomarino si va in profondità, ma noi magari tornavamo in superficie per un po' per far ricaricare le nostre batterie. Si poteva anche fare, cioè sarebbe stata una cosa da fare. Nell'acquario ci piazziamo 1, 2 e 3. Questi li facciamo direttamente sotto forma di acquetta, che poi forse conveniva. Aspetta, li cuociamo dall'altra parte. Facciamoci un altro armadietto. Vetro.
dia il vetro. Un po' più vicino. Troppo vicino, ok. Sì, quanti più ne riusciamo a mettere meglio è. E qua ci mettiamo queste risorse. Ok. Poi ci mettiamo anche l'acqua. Magari lì l'acqua e qua i materiali. Almeno abbiamo comunque un po' di autonomia, che non è male come cosa. Ok, qui lasciamo del titanio. Torniamo nella nostra base, perché il costruttore, il fabbricatore ci va a consumare comunque l'energia. A sto punto la facciamo altrove. Facciamo qua almeno le comunicazioni. Non ci sono comunicazioni. Ci prendiamo un medikit. Il fabbricatore di medikit purtroppo non possiamo costruirlo. O meglio, ci vuole il microprocessore e la cavetteria, quindi ci vuole un sacco di tempo per farlo. E adesso non mi sembra il caso. Ok. Dobbiamo portarci un po' di risorse, anche perché la base, quello che dobbiamo andare a cercare, si trova a 800 metri di profondità. E onestamente io non so se a 800 metri di profondità ci sia qualche pesce di questi pescabile. Quindi è meglio che ce li portiamo. Ci portiamo le nostre risorse energetiche. Vieni qua, maledetto. Ok, occhio che questo ci si magna. Ci siamo messi. Vabbè, dai, occhio. Fanculo. Dai, abbastanza bene, penso che possa bastare. E vabbè, l'acqua, stiamo a posto. Ok, dai, va bene così. Ok, quindi direi che possiamo partire. Allora, dobbiamo, rispetto alla base aliena, andare a 800 metri di profondità per un chilometro a sud-ovest. Pieno? Ok, vabbè, questi ci ricuciniamo, allora facciamo questi cazzi. Acqua, niente, siamo a posto. A posto così. Questo ce lo mangiamo. Qui ci mettiamo, come detto, l'acqua e anche il medikit. Anzi, un'acqua ce la teniamo, che ce la beviamo subito. E quindi direi di partire, dai. Siamo attrezzati, siamo a posto. Probabilmente ci servirà qualcos'altro, non lo so. Strumento per riparare, guarda, lo metto qui nel caso il nostro sottomarino ne abbia la necessità. Ok. Come vedete la nostra energia non è così tanta, però prima di tutto dobbiamo tornare alla base aliena che si trova lì. E teniamo d'occhio sempre il radar. Io comunque mi sto segnando tutti i vostri consigli, don't worry. Poi pian piano facciamo un po' di tutto. E però questa qui era una delle cose che ci aveva lasciato la curiosità. Ci dimentichiamo niente? Non credo. Cibo. Scusi. La muta ce l'ha. Cosa ce l'abbiamo? Batterie. Vabbè, penso che ci siamo. Allora, aspetta. Il faro è lì a nord. Noi poi dobbiamo spostarci a sud-ovest da quel lato. A un chilometro di distanza, quindi il faro ce l'abbiamo. Aspettate, fatemi organizzare un attimo in modo tale da avere il faro. Ok, allora il faro è lì a sud-ovest. Dobbiamo andare più o meno in questa direzione per un chilometro di distanza, quindi ci siamo quasi. A 800 metri di profondità. Scusa, mi sembra un po' una stronzata, perché noi già ci siamo. Cioè, in teoria è dove è più o meno la nostra base, o sbaglio?
Sud-ovest a circa 1 chilometro. Dalla base alieno, meglio, dal... Il fatto è che noi il segnalino lo abbiamo messo un po' così, vorrei essere sicuro di questa cosa, quindi facciamo che ci avviciniamo comunque alla base. E lo so, è un po' lentino sto baracchino, però ci sta, magari qualche volta qualche viaggio in più insieme ce lo facciamo. Anche perché se riusciamo ad approfittare di del sottomarino per dare un'occhiata anche qui non è male. Per quanto qui già ci siamo passati più o meno. Sì, perché dobbiamo arrivare nella parte anteriore della base aliena. E quello che mi lascia un po' perplesso erano gli 800 metri di profondità, calcolando che sud-ovest, vediamo un attimo. Allora, eccoci qua alla base aliena. Forse è più in quella direzione, onestamente. È qua che sembra essere più profondità la situazione. Comunque dai, la base aliena è questa. Quindi cerchiamo di metterci più o meno nella direzione giusta della torre da dove siamo entrati. Il faro orientativamente si trova. Ok, allora la base aliena ce l'abbiamo qui. Quindi noi andiamo a puntiamo verso sud-ovest. Aspetta, ci allontaniamo un attimo dalla costa. Sud-ovest e andiamo. Che ci buttiamo negli abissi. Aspettate che cambio visuale, secondo me questa è più figa. Poi per la profondità ci organizziamo, eh. Eh sì, era qua la direzione. Era meglio arrivare più vicini. Oh, cazzo. Cioè iniziano a spawnare cose strane qua. Che siamo a 300 metri di profondità, il faro è a 500 metri, quindi dobbiamo fare altri 500 metri più o meno in questa direzione. Aspetta, rimettiamo l'altra visuale che è più figo poter vedere nelle profondità. Adesso, cazzo, dobbiamo aggirare questa cosa, però un'occhiatina ce la do qua sotto. Non so voi, ma mi garba tantissimo. Le tracce di erosione della massa del terreno suggeriscono che una volta galleggiava in superficie. Ah, ok. Detto questo, siamo a 900 metri di profondità, quindi in realtà anche molto più bassi di quello che è. 700 metri. Dobbiamo risalire, forse evitare questo, o addirittura si trova da queste parti. Proviamo a superare. Ma il fatto è che ci stanno ste rocce, cazzo. Aspetta. Merda.
Lo so, ci siamo andati a infrociare in una zona non propriamente delle migliori. So che dovremmo anche controllare il radar, ma più o meno. Ma qua stiamo arrivando proprio in superficie. Tutti. Allora, piano. Allora, il faro è a 700 metri, quindi dobbiamo andare altri 300 metri e forse rimmergerci qui. Proviamo. Facciamoci altri 300 metri, vediamo se. Anche se qui il fondale non sembra così profondo, eh. Sempre le distanze, ok, più o meno ci siamo, ma qui non c'è assolutamente questa profondità. Quindi o è oltre, perché diceva più o meno 1 chilometro a sud-ovest, a 800 metri di profondità. Quindi o era prima dove stavamo prima, che però comunque non ci si arriva a 800 metri, o è un po' di più di 1 chilometro, cioè tipo qua. Iniziamo a scendere. Ma non sembra che il fondale possa arrivare a 800 metri di profondità. Ma neanche per un cazzo. Secondo me era dove stavamo prima. Aspetta, che cazzo. Ah, stava caricando. Non lo so. Ci proviamo, eh. Se. Ma qua il fondale col cazzo che scende. Vediamo se carica ancora il fondale. Sì, sembra di sì. Vabbè, ci proviamo, ci stiamo. Se secondo me stiamo dove eravamo andati prima. Vi ricordate dove avevamo trovato quelle specie, quelle grotte dove ci eravamo infrociati? Noi andiamo a sud-ovest comunque. Tanto il sud-ovest è il sud-ovest, quindi il problema adesso è il fondale. Ma quello ci attacca. Cioè, nel senso, anche se stiamo col ciclope. Allora, onestamente, siamo troppo lontani, dai. Siamo a 2 chilometri. Non è veramente possibile che sia qui. È troppo sballata come indicazione.
queste sono altre bestie che non avevamo mai visto, però. Quindi già che ci siamo, un giretto ce lo facciamo pure qua. Siamo un po' troppo riccio riccio al fondale, però attenzione, qua si ritorna in profondità, vai. Ok, qua siamo veramente in profondità, non si vede un cazzo, quindi scendiamo. Aspetta, quanto siamo di profondità? 500 metri. Che è anche poco, vista i 1500 che può fare il nostro sottomarino. Il problema è che non si vede un cazzo. Non è che io sia sicurissimo di questa cosa. Ma quello si è attaccato al nostro... Sì, sto tenendo d'occhio la nostra coda perché è l'unico punto di riferimento questa roccia. Che cazzo è successo? Eh sì, se no andavamo proprio nel buio più totale, almeno così. Qualcosa la vediamo. Aspetta, profondità 800 metri. Noi possiamo... Ah no, profondità 1100, scusate. Sì, ero sbagliato con... Aspetta, andiamo un po' più avanti. Quindi siamo più o meno alla nostra massima profondità. C'è un cazzo comunque. Aspetta che qua mi sa che andiamo. Non esageriamo. 1300 metri. Aspetta, mi allontano un pochino. Ma che ci siamo bloccati? Allontanarmi dalle rocce, ma non troppo, perché come detto sono l'unico punto di riferimento che abbiamo. Visto che qua è a dir poco buio. Ok. Io vorrei fare la prova, tipo se esco da qua, cioè 1500 metri non è che mi sfracella di più in linea teorica. Però
Ma siamo noi? Aspetta. Welcome aboard, Captain. All systems online. Merda. Aspetta. Giusto, non abbiamo un problema. Posto? No, posto sto cazzo. Ok. Mamma mia, stiamo rischiando la vita. Comunque, sta di fatto che beviamoci una cosa. Dopodiché. Lo ritroviamo il nostro. No, vabbè, troppo buio qua. Però una gran figata. Nelle profondità estreme. Qua se viene qualche bestia prepotente ci mangia in un attimo. Vabbè, a sto punto secondo me ci conviene tornare più vicino, dai, verso... verso la nostra base. Cioè la nostra base, il... sud-ovest, quindi dobbiamo andare verso nord-est e dovremmo averlo, sì, di fronte. E più o meno quando siamo ad un chilometro, che cazzo ne so del faro, in realtà è un po' più in là il simboletto. Comunque dai, magari mi riavvicino io. Allora, un momento, perché mentre mi stavo riavvicinando ho trovato questo pezzo di Aurora, probabilmente, che non credo avevamo visto. Così? Secondo me no. Quindi facciamo una cosa. Andiamo a dare un'occhiata. Nel frattempo ho fatto incontri. Ah, aspetta. Vabbè, se sti cazzi. Cosa c'è? Fucile a impulsi come sempre. Non ha impulsi. Cazzo, ne troviamo mille mila di sti cosi. Magari qualcosa che non abbiamo trovato fino ad ora sarebbe gradito. Questa è chiusa, qua si entra. Non c'è niente, ok. No, non ci eravamo venuti perché c'è un PDA. Diario vocale. È criptato, cazzo. Dobbiamo o decriptarlo o aspettare che venga decriptato. Allora possiamo passare eventualmente in quest'altra stanza. Poi ricordiamoci, entriamo qua, andiamo in superficie, ok? No, è sempre meglio non perdere l'orientamento. Ma non c'è un cazzo comunque. Almeno non qui. Sempre cannone. Vediamo se c'è un altro ingresso. Allora, qui no. Vediamo un attimo di riprenderci un po' di ossigeno. Un
Welcome aboard, Captain. All grazie, systems grazie. Online. Allora, 1 e 2. 1 e 2. E aspetta. 1. Perché poi utilizziamo pure l'energia per fare ste cose. No? 1 e 2. Perché siamo feriti? Non lo so. Vabbè, l'importante è non morire. Come detto, qua ci siamo passati. Vediamo se c'è qualche altro punto d'ingresso. Tutti questi scatolotti, vabbè, abbiamo capito che contengono solo cannoni a propulsione. No, credo che non ci sia nient'altro da vedere. Ok, speravo in qualcosa di più interessante. Aspetta. Quello si apre, anche questo si apre. Quindi abbiamo aperto questa porta che ci porta. Dati, non c'è niente, qui è chiuso e qui si riesce in superficie. Allora, 1, 2. I vasi li avevamo scannerizzati tutti, mi sembra, sì. Vabbè, proviamo qua sperando di non morire male. Ah no, proprio si riesce fuori. Che vuole scannerizzare la pianta? Scannerizziamo il fungo, va. E quindi mi sa niente di che, niente di che. Dovremmo aver individuato tutti gli ingressi, tutte le possibili entrate. Questa è una panchina. Vabbè. Ok, allora facciamo che ci riavviciniamo al... Noi stavamo adesso andando verso nord-est, verso il faro. Va bene, va bene. Allora, esplorazione marina, un pochino di esplorazione marina l'abbiamo fatta. L'idea sarebbe quella di andare a cercare... altri relitti, magari anche dell'Aurora, oltre alla base aliena che ok ci sta... Però anche i relitti dell'Aurora hanno il loro perché. Cioè, almeno riusciamo a trovare altri progetti da utilizzare, che è una cosa che ci garba parecchio. Quindi ragazzi, so che tra virgolette non abbiamo fatto moltissimo, ma vabbè, il video sarà di media lunghezza, ma io sto tipo da un'ora e mezza a navigare, quindi... C'è anche questo, ci sono anche fasi di esplorazione, fasi di un po' più tranquille dove dobbiamo andare a cercare eventuali relitti, eventuali basi aliene, quindi rientra nell'esplorazione, è un gioco di sopravvivenza ma anche di esplorazione marina, quindi c'è anche questo aspetto che, come detto, oggi magari non abbiamo fatto granché dal punto di vista pratico, se vogliamo vederla così, però dal punto di vista esplorativo abbiamo fatto il nostro viaggio, che tra l'altro qui dove si va? Qui c'è un'altra bestia, ok, una di quelle abbastanza cattive. Allora, quando c'è il fondale è tutto ok, perché significa che comunque ci può essere qualcosa. E quando non c'è il fondale che è peggio, perché comunque senza fondale non troviamo una sega. Una cosa che voglio assolutamente recuperare è la possibilità di fare la trivella per la tuta Prul, così possiamo poi appunto trivellare e prendere un sacco di roba utile. Qui ci sono anche questi fungoni oltre a ste bestie.
Perché poi una volta che troviamo questi depositi di materie prime che si trovano a maggior profondità, ci darebbe una gran mano, soprattutto per determinati materiali che magari sono un po' più difficili da reperire, o comunque una rottura di Maroni andarli a reperire. L'argento è uno di quelli che difficilmente troviamo, quindi se troviamo poi un deposito d'argento, aia, occhi al fungo, sarebbe ottimo. Facciamo un attimo manovra, così vediamo il fungone. Lo so, stiamo un attimo tamponando qualcosa. Si sa mai che a ste profondità riusciamo a trovare qualcosa. Qua poi se si va proprio nel dirupo non c'è più possibilità. No, perché come avete visto non ci sono proprio cose da raccattare, quello è il fatto. No, quando è così è... Il dirupo fatto in questo modo non... Cioè ci deve essere il fondale dove si appoggiano, tra virgolette, le risorse, o anche i pezzi dell'Aurora, cosa ancora più importante. Comunque, arrivati a questo punto, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui con questo... episodio. Aspetta, ci stanno dei pezzi. Quindi se ci stanno dei pezzi, non sempre è precipitato qualcosa. Peccato. Dicevo, ci possiamo salutare qui con questo episodio dedicato a Subnautica. Come detto, oggi un po' di esplorazione abbiamo visto, profondità estreme, bestie cattive, anche troppo, però siamo più al sicuro qui nel sottomarino, quindi ottima cosa. Dai, come sempre ragazzi, fatemi sapere la vostra, spero che anche così il video vi sia piaciuto, nel senso senza particolare, occhio che qua investiamo pesciolini, senza particolari cose, ma come vi dicevo fa parte del titolo anche questo, l'esplorare i fondali marini. Cioè, comunque ci sono un sacco di residui qua. Va bene, poi magari possiamo ripartire direttamente da qui, che secondo me qualcosa girando la possiamo anche trovare, perché sono veramente troppi pezzi da recuperare che potrebbero portarci a qualcosa. Quindi siamo orientativamente a... Sì, non proprio a sud del faro, ma le nostre basi sono lì. Ok, siamo a est delle nostre basi, 1,7 km. Dai, ci vediamo allora con il prossimo appuntamento con Subnautica. Io qua me magno qualcosina, sennò moriamo male. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Come detto, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale, anche su Twitch per le live. Noi ci vediamo allora con il prossimo appuntamento con Subnautica e ci vediamo alla prossima. Allora, un saluto a tutti da Quel Taleale.